ritengo che oggi il tema del locale cessi di essere, attenzione, questo è un passaggio che io sento molto, uno dei temi. Oggi diventa un po' la metafora della battaglia democratica per l'informazione e nell'informazione. Certo che c'è una crisi economica, ovvio che c'è una crisi economica, chi la vuole eludere o sottovalutare. Tuttavia il governo delle risorse è uno dei punti più politici in assoluto della vita pubblica. E quando si parla di tagliare qua o di là, si fanno delle scelte. E quando si fanno i tagli lineari vuol dire che non c'è nemmeno il coraggio culturale di andare a vedere, perché se si deve tagliare, si deve tagliare selettivamente, non nei luoghi in cui oggi in giro per il mondo, nella stagione digitale, si investe di più. Questi provvedimenti sono stati presi nel silenzio più totale, sia della politica che dell'informazione, quindi è chiaro che siamo arrivati forse un po' tardi in questo tipo di incontri, però ci siamo e siamo pronti a dare battaglia, perché nulla è perduto, però indubbiamente c'è un problema di fondo, cioè che c'è stato, come dire, è stato utilizzato un sistema surrettizio, no, per arrivare a questi provvedimenti, tenendo conto che esiste chiaramente un conflitto di interessi con il Presidente del Consiglio, e probabilmente c'era anche, come dire, un certo pudore nell'affrontare questi argomenti.